Muovete Roma, pillola numero 11. E adesso la metro E. Con il completamento delle azioni di minima governabilità tracciate nello scorso episodio, contiamo che la Roma Lido possa tornare ad avere una frequenza stabile di 7 minuti e mezzo. Ma si può far di meglio. La trasformazione della Roma Lido in metro E consiste nel completamento di un percorso virtuoso che veda l'adeguamento delle caratteristiche tecniche della linea allo standard della metro B. Questa azione consentirà di stradare la metro E sulla metro B e viceversa, un po' come negli anni 60 quando c'erano i servizi diretti Termini-Lido. Una diramazione si immette nella linea suburbana per Ostia, il cosiddetto Lido di Roma. Durante il periodo estivo è molto frequentata, si calcola da circa 12.000 persone in più il giorno. Il progetto inoltre aggiunge una diramazione che dall'altezza di Acilia si distacca verso la Fiera di Roma, quindi raggiunge l'aeroporto di Fiumicino, che in futuro avrà sempre più importanza. Con Muovete Roma poniamo quindi l'obiettivo di ottenere un sistema metroferroviario complesso che sfrutta in larga parte infrastrutture già esistenti. Una sorta di Northern Line londinese con quadruplicamenti, diramazioni, connessioni e tanti treni, ma tutta romana. Candidati sindaci, presidente di regione, Muovete Roma!